Ciao ragazze, allora volevo farvi vedere come ho realizzato questo trucco. Vi alzo un attimo la telecamera, cioè telecamera, il telefonino, vi faccio vedere. Non è molto particolare. Ad ogni modo, essendo che sta cominciando ad esserci molta umidità nell'aria, ho bisogno di essere un pochino più tranquilla con i cosmetici che uso. Allora, siccome oggi vado a lavorare e lavoro per parecchie ore, e il mio alleato principale è il Double Wear, scusate la scatola tutta appacciugata di fondotinta. Il Double Wear di Estée Lauder che io uso nella tonalità Desert Beige. Ve lo faccio vedere, l'ho dato perché sono proprio tranquilla che lui dura tutto il giorno, anche 12-14 ore, perché a me è capitato di tenerlo su così tanto tempo. Poi non ha bisogno di essere fissato, ma io, siccome a me piace avere un po' di luminosità sul viso, sto cercando di finire questa qua di Guerlain, le meteorite, che purtroppo è tutta frantumata. Io non so se riuscite a vederla. Mi dispiace davvero sprecarla, quindi ce l'ho dappertutto. Poi sul viso, come terra, ho usato questa qui, Desert Balm. Balm Desert, uguale, vabbè. Perché è una terra molto bella e anche questa, come il fondotinta di Estée Lauder, non vi tradisce, nel senso che resta su tante ore. È un unico colore, quindi non c'è numero, non c'è è il nome, non so. Io non è che calco tanto quando mi trucco. E là, ho messo il dito dove non dovevo, scusate. Cosa faccio? La passo sulla fronte, lo zigomo un po' sotto e poi qua faccio un 3. Lo stendo un po' sul collo e va bene così. Non voglio rifare questo video, quindi scusatemi tutto sto terremoto. Come fard, anche se la colorazione non è propriamente delle mie preferite, ho usato Istain, che è una sorta di pesca. Eccolo qua. E come avrete notato, se avete visto l'altro video, io il fard lo metto solamente in questa zona qua alta. Anche questo è un fard che dura moltissimo sul viso, dura veramente tanto. Per gli occhi ho usato la palette ovviamente di The Balm, la volume 2 nude. E ho messo su tutta la palpebra questo colore qua per uniformare un pochettino dopo aver messo il primer di Kiko, e questo qua è il Fairless, ok? Poi ho sfumato questo rosa che si chiama Flirty dall'esterno facendo la C. E mi sono aiutata anche con Feisty, che è quello sotto. Poi ho messo nella parte qui all'interno, un po' più chiara per illuminare, il Fabulous brillante. L'ho messo anche sotto le sopracciglia.
Poi ho usato questa matita nera che io mi trovo molto bene anche all'interno dell'occhio, scrive benissimo e non brucia l'occhio e si riesce anche a sfumare molto bene, che è quella della Lockerbie che trovate in alcune erboristerie. È nera, normalissima. L'ho sfumata con il colore Friendly, che è una sorta di prugna nero. Molto scuro. Ora, poi ho dato come correttore, oggi ho usato questo qui, il cancelletà della Maybelline. Lo sto quasi finendo, infatti di là avevo preso quello dell'Avon, che io li trovo abbastanza simili. Non è che ci trovo una grande differenza. Sono liquidi, delicati. Vanno benissimo nell'angolo interno dell'occhio e a C in questa zona qui, ovviamente Mary Luminizer. Come mascara ho usato questo qui dell'Estée Lauder e diciamo che ci sono mascara migliori, anche se Estée Lauder, bacino perché Estée Lauder, però faccio vedere, non è che si vede tanto bene, non è che dà una grossa. A me piace che il mascara ingrandisca molto le ciglia, anche che li appiccichi non me ne frega niente, però mi piace il volume più che l'allungamento. Ora voglio dare il rossetto con voi, sotto ho dato questa sorta di olietto della Filorga sulle labbra, tampono, metto un pochettino di Mary Luminizer, ho portato anche il pennellino, lo metto qua e sulle labbra. Userò la matita di Bottega Verde, la color cannella. Una lunga durata. E la tinta di The Balm, che è fantastica, questa vi dura tutto il giorno, non secca le labbra. Se mangiate delle cose oleose, un po' va via, ma va via in maniera omogenea. Sa di menta. Spero di averlo dato dritto perché non ho lo specchio a portata di mano, a parte che ho 10.000 specchi qua. Vabbè, vi faccio vedere, il colore è molto bello. Adesso lei si seccherà un pochettino, si fisserà sulle labbra, ma vi garantirà una tenuta per tutto il giorno senza seccare le labbra. Veramente ottima. I prodotti The Balm, se vi capita, andateli a vedere, provateli perché sono ottimi. Ciao.